Ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo e fantastico video di viaggi. Come potete vedere, qui sono in treno. E ovviamente essere in treno significa non perdere tempo e studiare un po' di giapponese classico per il prossimo esame che dovrò dare a Ca' Foscari. Mi distraggo un po' per ammirare il panorama. Qui potete vedere il fantastico Monte Fuji. Arrivato nella stazione di Hakone, mi sono fermato in questo simpatico ristorante di sushi, dove c'era un silenzio che manco in un cimitero. In ogni caso mi sono preso questo buon piatto di sashimi e questo buonissimo piatto di sushi assortiti, da leccarsi i baffi davvero. Consumate queste deliziose cibarie, mi sono apprestato a prendere questo treno che, come potete vedere, va in salita, perché sì, stiamo salendo in montagna. Arrivato a destinazione mi sono gustato un chikowa, che è un tipico alimento della cucina giapponese a base di surimi, sale, zucchero, amido e albume. Il tutto viene mescolato e avvolto intorno ad un bastoncino di bambù. Il termine chikowa, ovvero anello di bambù, deriva dalla forma che assume quando la pietanza viene affettata. Non contento di essermi gustato quel chikowa, mi sono anche diretto in questo famoso posto dove fanno del tofu veramente buonissimo. Ne ho sentito parlare da un sacco di amici, quindi non volevo perdere l'occasione di assaggiare questo tofu appena sfornato. Eccomi qui che mi accingo a assaggiarlo. Guardate che buono, appena fresco fresco, veramente buonissimo. Quindi davvero ragazzi, vi assicuro, dovete assaggiare il tofu appena fatto perché è buono. E finalmente sono arrivato in questo favoloso onsen che sembra veramente uscito da un film di Ghibli. Questa era la stanza, guardate che carina, già solo dall'entrata, come potete vedere, ero emozionatissimo all'idea di entrarci, soprattutto per il fatto che c'avevo pure l'onsen privato nella mia stanzetta. Subito sono andato a premere il pulsante riscaldiamolo dopo aver ammirato questa favolosa vista. Ecco qua che sto per premere il pulsante premuto. Guardate, non vedo l'ora di entrarci. Però prima di andare lì mi sono cambiato, mi sono messo nel mio yukata e sono andato a fare un piccolo rinfresco, che mi hanno detto che mi portavano a mangiare questo rinfreschino. Come potete vedere mi sono seduto comodamente con i piedi nell'acqua sempre dell'onsen. Mi sono seduto a questo bar, ho guardato che cosa c'era, mi sono arrivati tutti questi dolci meravigliosi, uno più buono dell'altro, e un po' di champagne, perché no? Sempre con i miei bellissimi piedi a mollo. Ragazzi, non sapete quanto è bello mangiare queste delizie coi piedi qui. Dopo sono tornato in camera. E cosa sarò andato a fare in camera? A chiudere la porta e a riaprirla, mi sembra una cosa giusta. Ecco, tra l'altro ragazzi, mi chiedevo, secondo voi come sto con questo yukata? A me piace, non lo so, mi sembra che mi donino gli yukata, ma giudicate voi. Anche la maschera nera devo dire che non mi dispiace. Ecco qui, ovviamente rigorosamente mi tolgo le scarpette e entro. Entro. Possiamo chiudere qui? Possiamo andare alla prossima scena? Ah, ecco qui, momento del caffè pre-cena, diciamo aperitivo con il matcha, mentre il mio amico si è preso questo buon caffè affogato. Affogato? Avocado? Vabbè. Eccoci arrivati alla parte più interessante del video. Io che mangio cose e di cui non ho la più pallida idea di che cosa siano. Vabbè, quello sopra dovrebbe essere una specie di tofu con sopra un sakura e altre delizie varie. Vabbè, giudicate voi. È arrivato ovviamente un po' di sashimi che non poteva mancare. Guardate che meraviglia questo buon pezzo di tonno. Gnam 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 gnam. La birra rigorosamente senza alcol in realtà. Questo che mi hanno detto che è una salsa speciale, a me ricordava principalmente... Poi è arrivata la carne con quello sputo di purè, che però buono, devo dire. La zuppa di miso, un po' di riso, tsukemono, questa buona tortina al matcha e questi frutti di stagione zuccherati. E anche un po' di tè. Che buona che era questa torta, ragazzi.
La mattina dopo mi sono svegliato con un buon caffè, ho ammirato il panorama, a me piace tantissimo queste location super Giappone in montagna, mi piacerebbe vivere qui sempre. Poi mi vengono un sacco di ispirazioni per fare musica, canzoni nuove, tra l'altro piccolo spoiler, tra poco uscirà il mio nuovo album. Guardate quanta emozione! In ogni caso, l'acqua del mio meraviglioso onsen privato è bella calda, quindi mi appresto a entrare a gran velocità, devo dire. Ecco, qua devo dire che un sacco di gente, quando ho postato la foto, mi ha mandato un sacco di direct. Volevo tranquillizzarvi, avevo un costume, anche perché mi vergognerei troppo a registrarmi da solo mentre entro nella vasca e esco dalla vasca. Quindi mi dispiace deludere la gente affamata che magari ha visto il mio Instagram. No, avevo il costume. In ogni caso devo dire che mi sono veramente divertito a fare questo weekend un po' fuori. Tra l'altro poi, oltre all'onsen che avevo privato, c'era anche questo onsen che mi ha dato il permesso di fare queste riprese, visto che praticamente ero l'unico cliente di tutto l'hotel. Guardate che meraviglia. Vabbè, qua ricomincia, mangio ancora perché si è fatta ora di pranzo una certa. Mamma mia, che buono. E niente, questo comunque è stato il mio meraviglioso trip qua in montagna. Se siete in Giappone mi raccomando passate. Spero di poter portare tutti i miei amici italiani, in particolare una persona mi piacerebbe portare, che spero che un giorno potrà venire qui in Giappone, che stiamo aspettando. Bene, ragazzi, questa è la fine del video. Io spero che questo video di viaggi vi sia piaciuto. Io di solito non è che faccio molti video di viaggi. In realtà io questo weekend, mentre ero in montagna, avevo provato a registrare un video bello bello lungo e corposo. Vi giuro che ho parlato per 90 minuti. Forse quella birra proprio senza alcol non era. È quella birra essa che è dopo, che non vi ho messo nel video. In ogni caso mi ero messo a fare un video in cui parlavo per, e non sto scherzando, 90 minuti del Genji no Monogatari, che è il libro più bello e proprio il libro della letteratura giapponese per eccellenza. Mi sarebbe piaciuto un sacco farvelo vedere e magari lo editerò, anche se so che sarà un video che non interesserà a molti, però era un po' la mia opinione su quest'opera, che secondo me, se siete dei fan del Giappone o comunque volete capire di più dello spirito giapponese, dovete assolutamente leggere quel libro. Ma secondo me dovreste leggere quel libro però avendo delle piccole nozioni culturali, che io cercherò di darvi in questo video, che non so nemmeno se pubblicarlo perché so che non penso interesserà. Però se potesse interessarvi un video su quel libro, mi raccomando scrivetemelo qui sotto nei commenti e forse faremo un video. Io in ogni caso vi saluto, grazie mille per essere stati con me e noi ci vediamo alla prossima. Un abbraccione da Seba, ciao!